Prese d'assalto le spiagge in Liguria e in Salento si registra il tutto esaurito. Francesco Mortola. Sì, ha detto bene, prese d'assalto, lo vedete alle mie spalle, le spiagge sono completamente a tappo, ma anche alberghi, ristoranti, insomma non si trova un posto qui in Liguria ad Alassio, ma anche la Puglia che è tra le regioni più gettonate. Vediamo. È bellissimo, storico ormai. La Liguria, prima regione in Italia per bandiere blu, anche quest'anno, nonostante le difficoltà, segna il tutto esaurito. Stiamo lavorando, i turisti ci hanno scelto anche quest'anno, speriamo di rimanere al tutto esaurito ancora per alcune settimane. Questa stagione, bene o male, si sta portando a casa abbastanza bene. Si cerca di dimenticare tutto, sicuramente questa spiaggia aiuta. Ecco. Colazione, caffè, passeggiata, questo è immancabile. Bellissimo, sto benissimo. Sole, mare, ma anche shopping sfrenato per le mogli e fidanzate che ogni giorno non resistono alla tentazione. Mare tutto il giorno. E shopping? Se avanzano i soldi, sì. Riposo, spiaggia, andiamo a mangiare qualcosa. Suo marito dice spiaggia, riposo, mare, nuotate, eccetera, ma secondo me manca una voce, essendo da Lazio. Manca lo? Shopping. C'è tempo, dai. Gliel'ha detto suo marito che non è solo prendere il sole qua, è shopping poi pomeriggio. Gliel'ha detto o no? Non c'è bisogno che... No, lui è già informato sulla cosa. Lo shopping avviene qua, a Milano, ovunque. Tantissimi stranieri, tantissimi francesi, inglesi e siamo veramente soddisfatti e contenti. E oggi, come tutti i giorni, il nostro piatto forte sarà la paella, perché noi siamo conosciuti da 29 anni per la paella. Presenze quest'anno nel Salento, una delle mete preferite dagli italiani. Tra le località prese d'assalto, le spiagge di Lecce, Brindisi e Taranto. Gli alberghi registrano il tutto esaurito. Ma le prime vuote si va sulla seconda settimana di settembre. Stiamo andando veramente alla grande. E quanto vi hanno chiesto per questo appartamento? Per, non so, una settimana, due settimane? Sì, una settimana, 1.500. Come prezzo? Sì. Considerando la stagione, il periodo alto, comunque sì. Siamo a Porto Cesareo, anche qui come a Gallipoli, molte comitive di giovani. In questa via di Porto Cesareo i bed and breakfast si susseguono uno dopo l'altro. Ma oltre agli alberghi ci sono anche interi appartamenti che vengono messi a disposizione dei vacanzieri. Una casa qua, diciamo che con 1.200 euro te la cavi, dai, tutto il mese. Sì, tutti in famiglia. Quanti siete? Siamo in 8 adesso. Veramente abbiamo fatto una vacanza last minute, quindi abbiamo avuto molta fortuna. Noi stiamo cercando di andare in posti non troppo lontani, comunque sempre in Italia, almeno per questo periodo. L'estate in Salento è partita abbastanza in punta di piedi. Chiaramente la maggior parte delle prenotazioni, con richiesta tutta italiana, è avvenuta tra maggio e giugno, si è consolidata tutta l'estate. E si è portato il tutto pieno fino a tutto settembre, ma è chiaro che mancando la bassa stagione, insomma, implica abbastanza delle problematiche economiche sul nostro territorio, perché la stagione è molto più corta. Speriamo che questa situazione veramente possa finire e che possiamo riprendere il periodo del 2019. Le previsioni nelle prossime ore con Judith Jacquet di Meteo.it. Sì, buongiorno a voi. Dunque confermata questa intensa ondata di caldo determinata dall'espansione dell'anticiclone nordafricano, proseguirà per tutta la prossima settimana, molto probabilmente anche nel corso del weekend di Ferragosto. Inizio settimana davvero rovente, potremo toccare addirittura 45 gradi sulle isole, con afa in aumento anche al nord. Ed è tutto. Cala il sipario sulle Olimpiadi di Tokyo con la 40ª medaglia azzurra, il bronzo vinto dalle farfalle della ritmica, e tra poco la cerimonia di chiusura. Angelo Radice. Sì, tra poco meno di un'ora alle mie spalle allo stadio olimpico finirà Tokyo 2020, un'Olimpiade cominciata con tanto scetticismo ma poi trionfale, soprattutto per l'Italia. 40 medaglie, record assoluto, 10 sono d'oro e sarà Marcel Jacobs, una delle medaglie d'oro, l'uomo più veloce del mondo, a portare il tricolore dentro lo stadio nella cerimonia di chiusura. Tricolore che poi verrà riconsegnato al Quirinale, al presidente Mattarella, il 23 di settembre. Ma adesso andiamo a rivivere l'ultima medaglia, la 40ª da record davvero della ginnastica ritmica.
L'attesa e poi finalmente la gioia. Le farfalle festeggiano dopo aver tremato. Quarte, dopo la prima rotazione, guadagnano il bronzo superando la Bielorussia. Noi aspettavamo il loro risultato, quando poi abbiamo visto che erano sotto siamo esplose, perché che dire, cioè, aspettavamo solo questo momento. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurian e Martina Sant'Andrea superano la difficoltà di mantenere la concentrazione sapendo di non poter sbagliare per salire sul podio, con Bulgaria e Russia fuori portata. Quando poi a fine della gara abbiamo capito che ce la stavamo giocando, allora lì è partito anche per noi una bella gara d'ansia, però ecco, siamo super felici, dovevamo fare questo, abbiamo fatto questo e questa è la ricompensa. È soltanto la terza volta che la ritmica sale sul podio olimpico dopo l'argento di Atene 2004 e il bronzo di Londra 2012. Una medaglia speciale anche perché consente alla spedizione azzurra di chiudere i giochi sempre sul podio in ogni giorno di gare. Sappiamo di essere la 40ª medaglia, quindi veramente è un onore immenso per noi. Sì, siamo molto felici di questo risultato perché abbiamo lavorato veramente tantissimo e questa squadra se la merita questa medaglia per l'unione e l'intesa che c'è. Un risultato che merita ringraziamenti speciali. Questa medaglia la dedichiamo sicuramente alla nostra allenatrice Emanuela, che per noi è stata una guida speciale e fondamentale, le nostre famiglie, i nostri amici, tutte le persone che ci vogliono bene. Le farfalle volano ancora per un'altra gioia in questa Olimpiade indimenticabile. Per questa edizione è tutto, vi ricordo l'appuntamento con stasera Italia Weekend, l'informazione del TG4 torna come sempre poco prima delle 19. Grazie per averci seguito e buona domenica. Cosa faremo noi italiani senza i nostri piatti tipici? Pollo con i peperoni e birra Leffe. Due tradizioni secolari ma sempre attuali. Prova le note speziate di Leffe per esaltare i tuoi piatti. Leffe, raddoppia il gusto. Carlo non pensa alla sua protesi perché usa Polident, che lo aiuta ad aumentare la potenza di masticazione rispetto alla protesi senza adesivo. Polident. Questo autunno parte la nuova TV. Tutti i canali del digitale terrestre passeranno alle trasmissioni in alta qualità. Se il tuo televisore riceve già i canali in HD, sei pronto a goderti lo spettacolo. Non rimanere ai box. Scegli un decoder o un televisore certificato La TV. La nuova TV è qui. Questo autunno parti in pole position. Dalla natura incontaminata nasce Estate Bio, nei gusti tè verde, pesca e limone, così come Estate e la purezza bio li hanno fatti. Estate Bio, il piacere è tutto bio. Tè best! Cosa c'è dopo la vita? Grazie alla ricerca, noi di Fondazione Veronesi abbiamo scoperto che c'è vita dopo la vita. Sostieni la ricerca scientifica con un lascito testamentario. Chiama ora l'800-77-1550. Ford Puma Hybrid. Anticipo zero, 235 euro al mese, con extra bonus grazie agli incentivi statali. Se una forma di formaggio ci racconta di godersi la vita, di un sapore ricco e ricercato, stagionato tanti mesi, allora è Grana Padano Reserva. Grana Padano, la vita ha un sapore meraviglioso. Oggi risotto allo zafferano con curti riso carnaroli 100% italiano. Oppure un curry piccante con curti riso basmati. Curti riso, il grande classico italiano. Il nostro intestino è come un ecosistema. Quando perde il suo equilibrio può arrivare la diarrea. In quei casi Codex può riportare l'equilibrio contrastando la crescita dei batteri nocivi. Codex, bel tempo nel tuo ecosistema intestinale. C'è chi vi offre solo un prezzo. Noi di Conad, oltre al prezzo, vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti. Nei nostri affettati, ad esempio, c'è la stessa freschezza di un'amicizia appena nata. Ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi.
come il nostro prosciutto cotto alta qualità, la migliore qualità a 1,59 € a confezione. Bassi e fissi, qualità e convenienza che non temono confronti. Fructisier Food, il nuovo modo di nutrire i capelli affamati. La marca numero uno nelle maschere. Fino al 98% di origine naturale. Tutto il potere della frutta in una formula vegana. Senza siliconi, capelli nutriti senza appesantire. Tre usi, balsamo, maschera e senza risciacquo. Fructisier Food. E prova il nuovo Air Food Anguria Rivitalizzante per capelli fini. Da Garnier naturalmente. È il momento di parlare di sport. Calcio, potassio, magnesio. Chi fa sport? Sa che Acqua Oliveto reintegra questi preziosi minerali. E permette un recupero più veloce. Così eviti la disidratazione, migliori la performance sportiva. E salvaguardi la tua salute e quelle delle tue ossa. Per questo scelgo Oliveto. 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 Perché Oliveto è Oliveto. L'acqua di chi vive lo sport. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. Giornata stressante e faresti di tutto per poterti rigenerare? Fai come in Giappone. Bionsen bagno doccia gel con oligoelementi termali giapponesi. Rigenera la tua pelle e il tuo spirito. Bionsen, il tuo rituale antistress quotidiano. Perla nera. Perla nera. Non chiamatela anguria. Perla nera. Benvenuti al meteo. Da oggi prende il via sull'Italia una nuova intensa ondata di caldo determinata dall'ennesima espansione dell'anticiclone nordafricano. A inizio settimana picchi estremi, addirittura potremo sfiorare i 43-45 gradi, in particolare sulle due isole maggiori, caldo molto intenso anche nel resto del territorio. Per ciò che riguarda le prossime ore, il tempo sarà abbastanza soleggiato, vi segnalo soltanto la possibilità di qualche temporale sui settori alpini centro-orientali, con possibili sconfinamenti anche su le alte pianure di Veneto e Friuli. Lunedì, giornata all'insegna del sole, con solo qualche temporale pomeridiano in sviluppo sulle Alpi orientali. Perla nera. Perla nera. Non chiamatela anguria. Perla nera.